ricucitura che non fai neanche nel periodo di una campagna elettorale, ma è un lavoro che può iniziare solo dalla chiarezza delle posizioni che esprimiamo in quel programma. E su questo posso dire, io ho fatto questa scelta da persona che si candida in modo indipendente dentro un partito democratico con cui abbiamo avuto rotture in questi anni, ma la ricucitura non l'abbiamo fatta oggi per le elezioni, l'abbiamo fatta partire da un anno fa facendo un percorso partecipativo di 100.000 persone attorno alle Agora che hanno rimesso al centro esattamente i temi che Marianna, il compagno del video segnalava Peter, prima. Che forse non vede le tue spalle, che chiede imperiosamente la parola. Partiamo dal Partito Democratico. Mi spiace dire queste cose, presidente Elisei Leslie, di cui ho una stima assoluta, non sono rivolte a lei. Allora, questo è un partito che scandida per l'undicesima volta Casini e lo candida a Bologna, dando un calcio in faccia ai suoi militanti e ai suoi iscritti. È un partito che candida una bravissima persona, che però non ha nulla a che fare con la sinistra, e la candida a Milano Carlo Cottarelli, che è sicuramente un'ottima persona, ma ha poco a che fare con quel militante lì sotto. In più è un partito che nel suo statuto ha scritto che per scegliere le candidature si sarebbero fatte le primarie. Non le ha fatte nel 2018 quando poteva farlo, non le fa adesso e rimanda un regolamento, perché si dice quando si fa in fretta guardate cosa dice il regolamento, e anche il regolamento dice vanno consultati tutti i cittadini. La verità è che un partito che si presenta agli occhi dei cittadini come un partito oligarchico, un partito che cerca di conservare le sue poltrone, procede per cooptazione scegliendo chi vuole e ogni tanto ci mette dentro una brava persona come Elly Schlein per rifarsi il trucco. È un partito, quando Elly Schlein faceva Occupy PD, però questa che va è un'accusa, Schlein si sente una foglia di fico dalle radici, perché Letta, se lo sappiamo tutti, si andrà a schiantare perché? Perché Letta è un'altra brava persona, ma ha una caratteristica, non è di sinistra, è un democristiano di sinistra, come suo zio era un democristiano di destra. Allora, finché il PD non esce da questa ambiguità e non decide se essere un partito di centro o un partito socialdemocratico di sinistra, potrà forse prendere il 22%, non si metterà d'accordo con nessuno e, a meno che, come è accaduto negli ultimi 10 anni, quando per giochi di palazzo e maggioranza è tornato al governo avendo perso le elezioni, farà l'opposizione, che è la cosa migliore in realtà che gli può capitare, perché forse con 5 anni di opposizione qualcosa arriva a capire. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.